Amici 2023, Mattia si commuove per Christian della finale, è entrato nel mio cuore. Mattia Cenzola si commuove per il suo amico Christian prima della finale di Amici. Mancano poche ore all'attesa puntata conclusiva di questa 22esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Intanto, i quattro finalisti hanno avuto modo di raccontarsi a Verissimo. Ospiti del salotto di Silvia Toffanin, i protagonisti dello show di Canale 5 si sono raccontati senza filtri, svelando le emozioni che stanno provando a poche ore dalla finalissima. Nel dettaglio, l'appuntamento di questa domenica pomeriggio con Verissimo è stato caratterizzato da una serie di interviste fatte ai quattro finalisti di questa edizione di Amici 2023. Tra tutte è spiccata la chiacchierata che la conduttrice ha avuto modo di fare con Mattia Cenzola, il ballerino del team guidato da Raimondo Todaro che questa sera inizia per conquistare il titolo di trionfatore assoluto. Mattia si è commosso rivedendo le immagini salienti del suo percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi ed è tornato a parlare anche del suo rapporto speciale con Christian, il ballerino che ha conosciuto lo scorso anno e col quale ha costruito un rapporto di amicizia speciale. Il tatuaggio l'ho fatto l'anno scorso con Christian che è entrato nel mio cuore da subito. È mio fratello a tutti gli effetti, ha dichiarato Mattia nel corso dell'intervista a Verissimo di questo pomeriggio. Se mi sta guardando lo saluto, perché non abbiamo i telefoni e non lo sento. Ha aggiunto ancora Mattia che ha voluto mandare un saluto speciale al suo amico a poche ore dalla diretta della serata finale di questa 22esima edizione del talent show di Canale 5. Insomma, Mattia sembra non avere dubbi sul fatto che Christian sia una delle persone più importanti tra quelle che ha incontrato e conosciuto nel corso di questi due anni vissuti all'interno della scuola di Maria De Filippi. Intanto cresce l'attesa per la finalissima di questa 22esima edizione del talent show che si disputerà questa domenica 14 maggio su Canale 5. Mattia è uno dei concorrenti che si giocherà il tutto per aggiudicarsi il premio finale da 150.000 euro e, ad oggi, ha tutte le carte in regola per riuscire a conquistare il titolo di trionfatore assoluto. A scegliere il vincitore sarà il pubblico da casa che, questa sera, sarà parte attiva della finalissima e potrà esprimere la propria preferenza attraverso il meccanismo del televoto.